Valutate voi. Domande pericolose. Guardiamo subito. Allora, per primo secolo. Fate scherzi. Vai. Sei Gianni? Ciao mister, come ha assorbito il colpo, direi, la squadra, se l'ha assorbito, no? Dopo questa sconfitta bella tosta. Assorbire colpi così non è facile, però insomma bisogna un attimino, dire, il recupero. Oggi siamo pronti per partire per Empoli e speriamo sia un contraccolpo abbastanza pesante come concetto di risultato. Però il calcio probabilmente ha di queste sfaccettature e noi comunque dobbiamo cercare di andare avanti fino in fondo dando il meglio di noi stessi, cosa che sono sicuro abbia sempre fatto, solo con alterne fortune e con alterni risultati. Con la partita contro l'Empoli, per lei praticamente si chiude un girone, no? da Empoli a Empoli, in generale, ma anche riferito alla partita di domenica, rifarebbe le stesse cose, cambierebbe qualcosa anche ripensandoci? Quando si fanno le cose, quando si fanno, il senso del poi è sempre troppo semplice, cioè, non è che sia facile un poi. Noi abbiamo fatto le cose, io ho fatto le cose sempre con un senso pratico di quello che doveva succedere sul campo. Abbiamo avuto, secondo me, delle prestazioni, appunto partendo da Empoli, molto importanti, che non hanno dato dei risultati che erano poi sul campo. Abbiamo avuto poi una relazione importante, abbiamo avuto una crescita anche abbastanza esponenziale. E poi è successo che magari abbiamo, per arrivare lì dove siamo arrivati, abbiamo pagato dazi a livello anche psicologico, di intensità. Ogni domenica, giocando pur bene, certe volte non venivano i risultati, il punteggio rimaneva sempre lo stesso. E quindi tu, chiaramente poi per raggiungere obiettivi, spendi di più. E poi abbiamo pagato duramente in certe partite determinanti. Però direi che la squadra, tutto sommato, ha recuperato, ha fatto il massimo in un certo momento, poi abbiamo fatto prestazioni anche non all'altezza, ma come tutte le squadre del mondo. Però insomma i punti fatti sono in linea, ma non bastano insomma, chiaramente, per poter agganciare gli altri. E poi gli scontri diretti in casa, sfortunatamente, sono quelli che hanno determinato il risultato importante, perché sempre pareggiato, poi sempre con delle situazioni che non per niente fortunate, anche come concetto di gioco, come soluzioni finali. E partite poi col Palermo in casa, che non sono diretto, però anche lì insomma è stata un'annata molto molto particolare, che noi cercheremo di onorare fino in fondo, fino a che possiamo, con tutti i nostri difetti e con qualche pregio che abbiamo. Cerchiamo di poter finire al meglio questo campionato dimostrando di poter combattere con tutte le squadre, insomma, qualche volta ci è riuscito, qualche volta meno, però direi che siamo in linea. Non siamo stati tanto in linea quest'anno qua, secondo me, anche come situazioni favorevoli, ecco, diciamo così in generale. Nello specifico, si è fatto un'idea di come mai il Verona negli scontri diretti non riesca ad esprimersi dal punto di vista dei risultati, cioè perché non riesca a vincere? Beh, con il Palermo si è tosto poco a dirlo, cioè, abbiamo avuto parecchia sfortuna, perché se migliore in campo col Palermo è stato il portiere, qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Poi con le partite col Carpi e col Frosinone sono situazioni che nascono da sé. Abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione col Carpi nella prima soluzione che hanno avuto loro, poi abbiamo pagato a caro prezzo un calcio di punizione da 30 metri di un giocatore, generalmente la punizione ne tira poco. Ha sbagliato probabilmente qualcosa davanti in fase di soluzioni. Col Frosinone stesso, diciamo così, la squadra ha avuto una reazione importante nella ripresa, non è riuscita ad avere quel pizzico di fortuna in più che la palla attiva a 10 cm da una parte dall'altra, e poi ha preso un gol al 94esimo, ma quando le cose probabilmente la stanchezza o la pressione e anche l'avversario in una situazione, cioè non è che puoi dire non prendi un cross, non puoi avere un pericolo. Forse noi nel secondo tempo ho fatto un cross, insomma, no? Su 45 minuti, insomma, andate vanno bene, andate vanno male. A proposito di quel gol, le avrà sentite le parole di Zamparini o comunque gli avranno riportato? Io non commento neanche, insomma, sono sue illazioni gratuite su dei giocatori di grande onestà e su una società di grande onestà soprattutto. Io penso che questo qui è un atteggiamento fuori luogo in un momento del genere,
dove la partita, come tutti ne ha vista, insomma, è stata molto tesa, molto tirata, molto nervosa, molto, molto secca. Lui mi sembra che abbia parlato in un momento di, diciamo, sana follia, diciamo così, va, chiamiamola così, insomma, dai. Le chiedo a che punto siamo per quanto riguarda la prossima stagione. So benissimo che c'è da finire questa, no, però domenica scorsa, dove giovedì scorso, ho detto non mi è stata fatta mai una domanda su Frosinone, e questa volta qua vorrei qualche domanda sull'Empoli me la facciate, perché altrimenti andiamo a giocare contro chi non lo so. Infatti ho detto subito qualche domanda su chi andiamo ad affrontare, che squadra è, che motivazioni possiamo avere, come le affrontiamo. Mi sembra che sia più logica farla che non il prossimo anno, che si deciderà più avanti, non si gioca uno, si gioca l'altro, si gioca quell'altro, cioè, allora non è finita. Cose che voi dovete sapere, no, le partite si devono ancora giocare, come non è finita, cioè, che sia finita, come non sia finita, a parte che matematicamente non è finita, tanto per cominciare, anche se virtualmente può essere ritenuta finita, no? E noi, anche se virtualmente, anche se matematicamente sarà finita domenica prossima, noi dobbiamo dover andare in campo a giocare al massimo sempre con grande onestà per il campionato soprattutto, no? E per noi stessi, per dimostrare che possiamo ancora lottare fino in fondo, per il nostro pubblico che magari sarà anche arrabbiato, sarà anche, no, offeso, calcisticamente parlando parlo io sempre, no? Quindi abbiamo tutto da dimostrare, noi, voi i giovani, mettersi in mostra, voi giovani, voi... Tutte situazioni noi dobbiamo pesare, non c'è mai un campionato senza una partita, insomma. Ecco perché io preferisco parlare dell'Empoli, le altre cose poi sono cose relative, chi gioca uno, gioca Toni, gioca Pazzini, non ha giocato Pazzini, per non ha giocato Toni, ha giocato Ciolek, non ha giocato Jankovic, ha giocato Greco, non ha giocato Del Neri, cioè, sono cose che fanno parte del mondo del calcio. 11 giocano e gli altri stanno fuori, questo è il passaggio. Quindi preferisco parlare dell'Empoli, se mi fate qualche domanda... O della partita in se stesso, e allora che ha sempre valore, eh? Sempre valore. Che valore ha allora questa partita con lei? Ha un valore di giocare una partita in calcio di Serie A, di andare in campo con grande intensità, con voglia di vincere, con voglia di far bene, come la squadra ha fatto Bologna, per esempio, che ne tutti si davano senza parlare del Bologna, come non si è parlato, la squadra invece ha reagito molto bene. E io spero che questo sia il nostro compito adesso, andare in campo domenicamente e affrontare le squadre come fosse anche per noi sempre una partita importante, ma lo è sempre la partita importante. Io penso che il calcio sia fatto anche dietro la parrocchia, giocando sempre per vincere. E quindi io penso che noi abbiamo il dovere in Serie A, in Serie B, in Serie C, comunque vale il campionato, a noi dispiace moltissimo, siamo affranti anche noi da questo risultato e nessuno lo nega, però noi abbiamo il dovere di andare avanti, giocarci sempre tutte le domeniche, affrontando squadre senza abbassare la guardia, anzi, dando di più, se si può in questo momento qua, che è anche difficile, no? Stando a quello che dite voi, trovare le motivazioni, ma le motivazioni nel calcio la dà la partita. È il risultato finale, comunque sia. Grazie. Parlando sempre di Empoli, mister, appunto, domani al vostro seguito ci saranno dei tifosi e non si sa ancora di preciso chi sia stato, però purtroppo Leandro Greco è rimasto protagonista di un increscioso episodio. Su commento in merito. È increscioso, ma penso che la tifoseria generale di Verona non sia tutta così, insomma, se è vero poi che... Bisogna sempre vedere se è stato un tifoso, peraltro. Parentesi, quindi andiamo, perché andiamo la scala vedere, può averla fatta chiunque. Vedere. No, no, andiamo a vedere, sai, poi le cose... Poi direi che io penso che il tifoso del Verona sia affranto, ma abbia rispetto anche delle persone che comunque siano, hanno giocato per loro colori, qualche volta bene, qualche volta male, e sono qui insieme per poter dare il meglio di se stessi per la maglia che indossino. E sono queste situazioni a me non piacciono molto, perché secondo me non è calcio questo in se stesso, per la situazione ci può stare, se è successo questo da parte di qualche tifoso, ci può stare, ci può essere un'amarezza, è giusto, magari ogni tanto ben beccato qualche striscione qua in campo anche prima, ma l'amarezza, l'amarezza insomma, no? Che può esserci, no? Questo mi sembra che dobbiamo essere corretti e accettare, le altre cose, manifestazioni di violenza penso che non siano poi molto corrette nel mondo del e sono calcio. Sempre da condannare soprattutto. E, tornando sempre a Frosinone invece, analizzando il secondo gol, c'è molto sdegno tra i tifosi per come la sua squadra ha subito questo gol, perché lei, come dice, è vero che si scende sempre in campo per vincere, però subire un gol del genere con la difesa schierata, i giocatori fermi, il giocatore di statura più piccola da solo in mezzo all'area
che giganteggia, fatalità, sotto la curva dei tifosi del Verona, appoggia in rete un passaggio dove Pisano perfino dalla schiena, tanti tifosi ci sono rimasti male per l'atteggiamento, visto che lei appunto da subito ha detto che in queste ultime partite bisogna sempre scendere in campo, atteggiamento e quant'altro. È nato il 94esimo quando Pisano aveva speso il di più per studiare la partita di che non l'ha chiamato in causa, non lo chiamo in causa sicuramente, ha speso il di più, dico, ha corso 94 minuti, ha lottato, scombattuto. Ho detto Pisano perché era lui della parte, mi sembra, del cross, che un vabbè, ma mi sembra un attimo di può esserci anche una disattenzione, una non visione, o essere stanco morto, per cui il tuo pensiero viaggia in modo meno veloce, perché un più stanco è, e poi il pensiero viaggia meno veloce, meno lucido, quindi il concetto, certo. Quindi il concetto ci può stare nel calcio, poi le situazioni che si verificano sono sempre inopinabili. Io penso che la difesa del Verona, che domenica abbia fatto un'ottima partita nel secondo tempo, specialmente ha fatto dei duelli importanti, ha fatto dei recuperi importanti, poi un errore ci può stare. Ha mai pensato lei di dire basta, ho provato a salvare il Verona, non ci sono riuscito, parte della squadra mi può seguire, ha pensato magari di dire signori levo il disturbo perché non ho intenzione di proseguire? Motivazioni siamo stati aiutati fino alla domenica, siamo stati in corsa per poter ottenere qualcosa di importante, e non vedo perché io devo mettere in discussione il mio lavoro con me stesso. Assolutamente. Il mio lavoro non lo metto mai in discussione con gli altri, lo metto in discussione con me stesso se voglio, ma da solo. E però io dico questo, uno che lavora, un nostro mestiere, deve fare il lavoro al massimo delle sue potenzialità e farlo con grande onestà e correttezza. Io ho fortunatamente uno staff importante che lavora insieme a noi, secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro personalmente, poi le nate nascono anche male, però nessuno deve permettersi di dire che io ho pensato una volta di andare via, perché non è nel mio una è il mio carattere, e una mi deve dire perché poi alla fine. Perché se tu fai questa domanda devi dirmi anche perché avrei dovuto fare questo. No, io non devo dire perché avrei fatto la domanda, in modo che io dovevo mollare perché, no, detto perché mi... magari la sua risposta è no, non ci ho mai pensato, non è nella mia indole, esatto, punto stop. Siccome tanti tifosi dicono il mister magari ha mai pensato di mollare perché mai non è pensato. Perfetto, questa è la risposta, assolutamente, assolutamente, come giusto che sia. E anche questo, secondo me, questo finale di campionato comunque non deve mettere in dubbio l'eventuale sua conferma o meno sulla panchina del Verona, perché questo, i numeri questo non dipende, hanno dimostrato che lei comunque non ha fatto così male. Anche se il risultato non è arrivato. Non dipende da. Ma io non ho detto mai questo, io facevo di farmi il lavoro al massimo. Ma infatti per questo. Per cui non ho detto, non mi sono dimesso perché ho fatto numeri. No. Per me i numeri sono impietosi, poi alla fine non sono bastati. Non arrivato all'obiettivo, chiaro. Quindi poi domani, se De Neri rimane a Verona, se non rimane a Verona, sarà un rapporto che verrà affrontato con la società. Grazie. Grazie. Bene. Grazie.